Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata. Io sono sempre il Conte, non ancora cambio, e a fianco a me ci sono altri due biker. Guardate che fisici, hai tanti. Uno è bello in luce, l'altro in penombra. L'altro in penombra. Oh, c'è gente che... C'ho paura del sole. Ci sono tutti vampiri qui. Effettivamente fa caldo. Siamo a metà settembre, quasi fine settembre, le giornate continuano a salvarci e finalmente ho deciso di ricominciare a fare il benedetto rodaggio a quella cavolo di BMW che vedete alle mie spalle. Sono a Ortona, dove l'ultima volta che avevo cominciato a fare il rodaggio l'avevo sdraiata e fatto qualche migliaio di euro di danni. Vi metto in descrizione il video della caduta, che non è stata proprio bellissima. Quest'anno ho girato poco e niente, abbiamo fatto due Valle Lunga come avete visto per cominciare a fare il rodaggio, ora sono a 600 km, vediamo di almeno di arrivare a 800 e grazie a questi due baldi giovani oggi mi trovo qui perché da solo non avevo voglia. Tutti quanti che hanno l'idea di girare con la moto, a me sinceramente non me ne frega quasi più nulla perché sono vecchio con la panza e non c'ho più il fisico, c'è niente da fare. Giusto Antonio? Credo di sì, hai detto tutto, hai detto, quindi... Però tu hai i capelli, cosa che io non ho. Ho capito, qualcosa vecchio, dovrò avere. Vecchio, scoppato, con la panza. Oh. Quindi stiamo... E con una R1, quella che avete visto inquadrata prima. Carina. Perché la R1 da poveri è sua e la R6 da ricchi è sua. No, è da poveri, la R6 mia è molta da poveri. Inquadrato, la moto... Abbiamo inquadrato. Per eccellenza. È quella nera. Quella nera. Ma non parliamo del BMW mio. Assolutamente no, è facile, il BMW... Vor, l'hai mai sentita? Un nome, una garanzia. Tu scherzi, l'hai mai sentita Vor? No, che ne so, io non ho mai sentita manca accesa. Perché ha funzionato mezza volta in croce. Sono dettagli. Devi vedere pure se si accende. Se si accende. Cioè, fino a stamattina che l'ho caricata si accendeva. Cioè. Ora non lo so. Ora follia. Capito ragazzi con chi mi ritrovo a girare? Però l'importante è divertirsi. Voi sapete che per me la prima cosa è fare casino qui in pista. Ora siamo a ora di pranzo, stiamo belli sbracati col tavolino. Loro hanno mangiato perché avevano bisogno di energie. Io bevo solo acqua, sennò a tutta non si chiude. E vabbè, buona visione dei video. Proviamo un po' questa GoPro Max 360 e vediamo che video ci usciranno. A dopo. Thank you.
Non so, ragazzi, se avete potuto sentire questo gorgoglio. In pratica, cosa è successo? A inizio mattinata ho notato che la moto effettivamente riusciva a girare senza problemi, però la temperatura del motore si assestava sui 102-101 gradi, quindi direi un bel po' alta considerando che la temperatura dell'aria non è così alta. Sono andato ad aprire il tappo radiatore, ho messo un po' d'acqua e praticamente probabilmente si era creata una bolla d'aria e c'è entrato un mezzo litro di acqua. E normalmente si usa l'acqua distillata, io oggi non ce l'avevo a portata di mano e quindi ho messo l'acqua delle bottiglie normali classiche. Sicuramente poi dovrò ritogliere tutta l'acqua dall'impianto, perché l'acqua normale rispetto a quella distillata comunque potrebbe creare a lungo andare un po' di ruggine e non conviene rischiare. In pista non si usano gli additivi che normalmente si mettono nel radiatore, perché se ci fosse una perdita quegli additivi sarebbero molto scivolosi e quindi i biker che sono dietro potrebbero comunque scivolare o avere dei problemi, e quindi direi che la soluzione migliore è l'acqua distillata. Ho avuto altri problemi, diciamo, con questa moto. Il cambio elettronico l'ho sistemato fortunatamente dall'altra volta, ora sembra funzioni in maniera egregia. Il problema più grande, che comunque era successo già ad Eligio al secondo giorno di Vallelunga, praticamente si è spenta due volte, ma non è che il motore si è spento, il motore continua a girare, si accende la spia protezione. Come potete vedere qui nel video, e la moto non accelera più. E siccome me l'ha fatto per ben due volte, fin quando lo fa in ingresso curva, alla fine stai con i freni in mano, l'acceleratore ti serve solo per riuscire dalla curva, e quindi diciamo che poco male, al massimo perdi tempo e si risolve tutto lì. Me l'ha fatto invece a un certo punto in piena piega alla corda, dove praticamente devi avere il gas in mano per uscire e soprattutto per mantenere la moto inclinata ma non cadere, e infatti stavo per cadere. E dalle immagini sicuramente si vedrà che la moto si scompone. Perché? Perché non ho avuto più la risposta dell'acceleratore. L'acceleratore è un acceleratore elettronico. Vi faccio vedere, praticamente c'è una molla all'interno e uno spinotto, non c'è il classico filo, quindi ora non so per quale motivo abbia avuto questo problema. Lo spinotto mi sembra ben incastrato, quindi non so se qualche vibrazione, qualcosa ogni tanto gli crea problemi. Perché poi la cosa bella è che quando vai a girare la chiave, quindi a spegnere la moto, la vai a riaccendere anche con moto in movimento, perché comunque ero in pista ma ero praticamente da solo, quindi non avevo motociclisti vicini a me che comunque avrei potuto creargli il problema. Quindi ho spento il quadro con la chiave, ho riacceso, ho ripremuto il pulsante start e la moto miracolosamente è ripartita. Ti permette di fare 6, 7, 8, 10 giri di fila e poi a un certo punto, di punto in bianco, neanche alla stessa curva, perché l'ha fatto in due curve diverse, praticamente ti crea questo cavolo di problema. Dovrò vedere con i meccanici del Dangerous Garage cosa potrebbe essere successo, perché sinceramente non è una cosa piacevole. Per il resto la moto si sta comportando bene, e le gomme sembrano belle pulite. I dischi si sono anche quasi ripuliti tutti, visto l'ultima volta a Vallelunga che si erano un po' rigati. Piego sicuramente di più verso destra rispetto a sinistra. La gomma posteriore, invece, nella parte dell'accelerazione qui,
un pochino si è dilaniata, si è disintegrata. Perché si sta strappando la gomma posteriore? La gomma posteriore si sta strappando per diversi motivi. Il principale è che comunque questa moto non è stata settata per dei circuiti lenti come questo di Ortona. Il setting è più o meno quello per Vallelunga, non è proprio il mio setting di Vallelunga, perché comunque l'ultima volta che Eligio ha toccato le sospensioni le ha dovute mettere un po' più morbide, perché andando a, girando più o meno sui 2 minuti lì a Vallelunga, stando in rodaggio, le sospensioni praticamente non lavoravano per niente, e infatti anche i freni erano un po' rigati, comunque le pasticche non raggiungevano la temperatura utile di funzionamento. E l'altro fattore è che comunque la gomma è un po' usata, quindi non ho messo una gomma slick nuova. In più, dentro questi tipi di piste le slick non sono proprio indicatissime, perché è facilissimo farle abbassare la temperatura e quindi di conseguenza la pressione, è praticamente si vanno a strappare perché non lavorano più alla pressione giusta. E come ciliegina sulla torta, ragazzi, vi farò vedere il buon Antonio che accenderà il suo fantastico VOR. Se voi sapete cosa è un VOR, vi invito a commentare qui sotto, perché io non lo conoscevo per niente. Vai Antonio, faccela sentire. Forza. Forza, non è detto. Ecco le slick, vedi, le slick le uso. Non è detto che parte. Cioè pure. Prima un po' accelera anche da sola. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto che emozione? Accensione elettrica a cavetto, ma sempre elettrica è. È partita al primo colpo. Cioè non ci si può divertire. Io mi aspettavo almeno 4-5 smadonnamenti prima di farla partire, invece niente. Vediamo se riesce a tirarla giù dal cavalletto, però, Oddio, perché si è spenta? Come potete vedere, fa fumo da tutte le parti tranne che dalla parte finale dello scarico. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di commentare, e ci vediamo alla prossima. Ciao e gas!